Siamo a FCA Heritage con Roberto Giolitto che ci spiega come è nata l'idea di questo spazio espositivo. Ma questo più che spazio espositivo è proprio un quartier generale e uno snodo, perché innanzitutto dà una sede al team, all'equipaggio di Heritage di FCA nel gestire un parco vetture così esteso, così numeroso, ma anche in continuo aggiornamento. E quindi cosa di meglio che una grande stanza di 15.000 metri quadri con un pavimento neanche troppo prezioso, ma soprattutto tanta storia già solo in queste palificazioni e tanti pezzi che raccontano le capacità di FCA e quindi del gruppo Fiat, dei marchi Abarth, Lancia e Fiat stessi, perché siamo a Torino, di aver, diciamo, segnato l'evoluzione dell'automobile negli ultimi 100 anni. Quindi è la storia torinese del gruppo FCA, come si è evoluta in questi anni? Cosa Beh, è cambiata? ecco, è cambiato innanzitutto che da azienda nazionale è diventata multinazionale, quindi Fiat Chrysler oggi guarda a questo settore della inventiva torinese con grande attenzione, perché ci sono i capolavori di 120 anni. In realtà la 3 cavalli e mezzo è una vettura che custodiamo al centro storico Fiat, quella sì che è del 1899, però qui abbiamo vetture che guardano proprio ai fasti dei primi 10 anni del Novecento, addirittura una Fiat da corsa del 1908, e con grande risalto soprattutto all'invenzione umana, al genio di alcuni fondatori, nonché anche tecnici delle aziende. Qui la storia di Fiat, di Lancia e di Abarth si interseca un certo numero di volte per essere raccontata sotto vari argomenti. Ci sono già altri grandi spazi espositivi con delle auto storiche, pensiamo al Museo Storico dell'Alfa Romeo di Arese e al Museo Storico Fiat che si trova in Corso Dante a Torino. In questo contesto, come si inserisce l'hub con le officine storiche? Dunque, Hub quindi è più rivolto a un pubblico, presto sarà aperto a visitatori, ma quello che svolge è anche un ruolo di sinergia con delle officine meccaniche, le officine classiche che abbiamo qui a poche centinaia di metri presso il Dipartimento Abarth. Presso officine classiche curiamo, nel senso restauriamo e certifichiamo vetture di tutti i nostri marchi italiani. E quindi è un lavoro che in progressione andrà a interessare anche una rete esterna dove abbiamo diciamo, i servizi, quindi attraverso la rete Mopar su tutto il territorio, speriamo mondiale, iniziando dall'Italia, ma arrivando sicuramente a molti dei centri di gravità in Europa. Fiat fa 120 anni e parlava prima appunto dell'innovazione che si trova qua dentro in questo spazio. Io ho visto dei modelli di guida autonoma, delle prime auto con alimentazione elettrica. Quindi Fiat ha anticipato i tempi in qualche modo. Ma la ricerca del gruppo Fiat è sempre stata, diciamo, la natura stessa dell'espressione proprio dell'innovazione o del guardare avanti, e a volte con le architetture, pensando a una vettura come la Topolino, ma ancora prima, diciamo, la Lancia con la Lambda, dove, diciamo, si creò l'archetipo moderno della scocca. Certo, il centro ricerche Fiat ancora oggi svolge un ruolo di traino a tutta la parte di progettazione e di sviluppo. Per me, che sono stato un designer per 30 anni della mia carriera, il centro ricerche ha svolto sempre quel lavoro di ispirazione, di crescita e soprattutto di capire quali sono gli stimoli reali della concezione di nuovi veicoli, cioè l'ideazione è certo innovativa di scocche e archetipi, ma anche i temi come l'alleggerimento e la ricerca aerodinamica, che sono delle costanti e che vedremo sempre in azione anche per tutte le innovazioni future. Quindi
ripercorrendo la storia del marchio si può costruire anche il futuro? Beh sì, guardando soprattutto un po' l'ordine di grandezza di certe evoluzioni si capisce quali saranno le sfide da affrontare. A volte si vorrebbe vedere tutto realizzato in pochi mesi, in realtà il percorso dell'automobile è uno dei più complessi che esistano al mondo in ogni tema di applicazione dell'ingegno, perché parliamo sempre comunque di grandi volumi prodotti e di una complessità direi sufficiente per prendersi tutte le cautele, soprattutto dal punto di vista ormai omologativo, di sicurezza. Quindi è un lavoro che richiede tempo, anche se oggi può contare su sistemi simulativi molto, molto versatili, molto duttili per chi progetta. E qui si può ammirare qual è, diciamo, stato il passo costante dell'innovazione. Se c'è un'attitudine del gruppo Fiat e del marchio Fiat, che è il più longevo e il più anziano di tutta la compagine di marchi di FCA, è proprio l'inventiva, l'innovazione reale. Molte delle innovazioni sono state anche vendute all'industria della componentistica. Questo non dimostra assolutamente come dire, una carenza, ma più che altro la generosità del gruppo Fiat di far progredire l'industria dell'automobile e quindi in qualche modo condividendo molte delle sue invenzioni e innovazioni con il settore. Adesso una domanda al designer, al progettista. Qua ci sono alcuni modelli realizzati proprio da lei. Ci vuole fare un esempio di uno particolarmente innovativo? Di quelli dei suoi? Ma io ho iniziato il mio lavoro al centro stile Fiat con una vettura elettrica, era il 1989. Ci vollero 4 anni per arrivare con due vetture al Salone di Ginevra del 93, si chiamavano Fiat Downtown. In realtà guardavamo con grande interesse il tema dell'elettrificazione e le normative che stavano entrando diciamo in uso in California sul parco circolante a emissioni zero. In realtà fu un'occasione grandiosa di sperimentare una scocca di piccole dimensioni con guida centrale. È un'esperienza che mi ha portato, ma non solo me, tutto il team che gravitava attorno e soprattutto il centro ricerche Fiat, a escogitare poi negli anni successivi vetture basate su questo archetipo, di tre a bordo, addirittura sei, come fu con la Fiat Multipla, che in qualche modo ha avuto delle connessioni con la Downtown perché usava uno space frame per la scocca, quindi addirittura questa vettura di cui oggi si è tornati a parlare per la sua longevità anche funzionale, aveva uno space frame piegato, quindi un'ossatura fatta da un telaio a profilati piegati, lavorati dall'intelligenza computerizzata, quindi una prima digital car dal punto di vista della costruzione. Considero forse la Multipla, anche con tutte le sue pecche, di essere stata, come dire, un po' acerba nella maturità dello stile, una vettura piena di idee, ancora oggi molte di queste sono ancora da sperimentare su un parco più grande e ad opera di più costruttori. La prossima sfida di FCA? La prossima sfida è occuparsi sempre della mobilità, non la etichettare semplicemente come new mobility, è la mobilità quella che a Fiat viene naturale progettare con delle valenze importanti. Devo dire, per chi studia design, ingegneria, l'usabilità, pensiamo sempre che il tema è riconnesso a come ci si trova dopo aver utilizzato un prodotto o un servizio. Quindi forse il concetto più innovativo del design è proprio quello di analizzare con i casi d'uso come ci si trova nell'aver fruito di un determinato prodotto. E se pensiamo che gran parte dei software vengono valutati con questo concetto di usabilità, capiamo anche qual è il potere innovativo di lavorare sulla sperimentazione continua e il raggiungimento di risultati che possono essere presentati o mantenuti assolutamente segreti. Questo fa parte delle strategie di ogni gruppo industriale, insomma, di usare le sue tattiche. Ok, grazie mille. Grazie a lei. Thank you.